Avete sentito dunque le parole del presidente Mattarella in occasione della giornata nazionale per le vittime sul lavoro. Manifestazioni in tutta Italia, la principale alla Spezia, dove ci sono le nostre inviate. La ripresa economica in atto ha il suo rovescio. Gli infortuni sul lavoro nel 2021 tornano a crescere. Da gennaio ad agosto sono stati 350.000, l'8,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Presidente dell'INAIL, Franco Bettoni. Il riprendere il lavoro non è stato sicuramente in base ai dati ripresi in sicurezza. Noi dobbiamo lavorare a fare di più per quello, con formazioni, progetti che vadano in quella direzione. Il governo intanto nei giorni scorsi ha annunciato un piano per la sicurezza sul lavoro che passa attraverso diverse azioni. Il ministro del lavoro, Andrea Orlando. È un provvedimento che sarà basato sulla maggiore efficacia delle sanzioni, un potenziamento delle strutture di controllo, un potente investimento sulla formazione e poi finalmente la costituzione di una banca dati che consenta di raccogliere l'insieme di sanzioni e di valutazioni che vengono fatte con i controlli. Da La Spezia, Amalia Carosi, GR1. Andare al lavoro e non tornare più a casa, centinaia di nomi, vite spezzate, 3 morti sul lavoro al giorno, oltre 1.000 l'anno per l'ANMIL, Associazione per Mutilati e Invalidi del Lavoro. Secondo l'INAIL, da gennaio ad agosto sono state 772 le vittime. In Italia si muore per strada, nei campi, nei cantieri, nei porti. Emanuele Menconi è rappresentante dei lavoratori portuali, Alessandro Lorenzani era un suo collega e amico. Il 90% degli incidenti vengono per schiacciamento da mezzi e questo è uno di quei casi. Alessandro, vestito da un carro da elevatore, quelle situazioni che lasciano sempre un vuoto perché ce l'ha per sempre. E poi ci sono le patologie professionali. Nel 2020 hanno perso la vita 912 persone per malattia. Sirio Mazzini ha 71 anni. 10 mesi fa ha scoperto di avere un tumore causato dall'amianto. Lavorava al cantiere navale del Muggiano alla Spezia. Tumore alla pleura che non è operabile e non si sa come andrà a finire. Io ero elettricista di manutenzione. L'amianto all'interno dello stabilimento ci girava. Lei aveva la percezione di lavorare in un luogo a rischio? L'amianto non esisteva ufficialmente. Non è che la direzione diceva ragazzi state attenti. Dalla Spezia con Paolo Ranaldi, Valeria Riccioni, GR1.